Buongiorno, in questo video andiamo a vedere come fare un rinvaso d'emergenza per un cefalotus che stava soffrendo di marcescenza. Questo cefalotus è stato tenuto all'aperto in sera fredda. Ora che fa ancora freddo non sarebbe il momento ideale per un rinvaso, ma siccome questo è un rinvaso d'emergenza lo facciamo ora e terremo il cefalotus in terrario. Mentre se questo cefalotus è tenuto in terrario, praticamente il rinvaso possiamo farlo quando vogliamo, visto che le temperature sono costanti in un terrario. Dopo aver pulito le radici, iniziamo a preparare il vasetto. Innanzitutto abbiamo usato torba al 60% e 40% di perlite. Le mescoliamo e iniziamo a bagnarle. Mi raccomando, la terra va semplicemente inumidita, non va fatta zuppa né messa asciutta. Il vaso ideale per un cefalotus è un vaso alto o di terracotta o traforato. Comunque a fondo video vedrete una scheda tecnica riassuntiva. Per questo rinvaso d'emergenza ho deciso di mettere anche della perlite pura come strato superficiale, in modo da tenere il colletto del cefalotus più asciutto. Ora iniziamo a mettere le divisioni che abbiamo creato prima nel vasetto. Mi raccomando, prima di inserire la piantina, sporcate le radici con della torba asciutta. Mettete delicatamente le divisioni del cefalotus nel vasetto facendovi un foro prima col dito e poi inserite piano piano. Ora mettiamo la perlite in modo da tenere le trappole sopra la perlite, mentre le radici nella torba. Come vedete, non ho mai pressato il terreno né la perlite e gli ho dato dei colpetti al vaso per togliere l'aria. Ora iniziamo a bagnare piano piano il vasetto, magari iniziando dalla parte laterale per poi accentrarsi verso la pianta. Innaffierò fino a quando non inizierà a uscire l'acqua dal sottovaso. Questo è il risultato finale, se avete qualche domanda scrivete pure. Ciao a tutti!